eccolo qua buongiorno a tutti è arrivato uh, us robotics fax modem tra, tra l'altro adesso diciamo che l'emozione non mi fa parlare qua perché, perché l'emozione amici perché è sigil, è completamente sigillato questo modem qua infatti adesso lo andiamo a come si dice in inglese a unboxare per voi allora, qua ci dice, eh, beh, Weise Robotics, che è uno dei marchi storici nella, nel campo delle telecomunicazioni, è veramente storico, e, infatti qua vediamo i modem più venduti al mondo, ed è vero, perché io mi ricordo, io se, devo, se mi devo ricordare di modem, mi ricordo solo Weise Robotics, ma non solo per i modem, anche perché all'epoca, negli <coughs> anni 90, ma anche fino al 2000... 2000 inoltrato, molto inoltrato, i fax erano, la facevano da padrona. Qua leggiamo che supporta i protocolli V92 e V90. Cosa significa? Il protocollo V90, soprattutto, che è quello anche di proprietari di altri modem, oltre a West Robotics, è la conversione da segnale analogica a digitale. Quindi il segnale che, viene, che arriva dal doppino telefonico arriva in modalità analogica e il modem lo va a convertire in segnale digitale, chiaramente per avere una risposta su computer. Qua abbiamo un Windows, quindi che ci permette di andare a navigare. Detto ciò, eh, qua ci dice appunto che comprende la nuova tecnologia V92, che è ancora più avanzata rispetto alla V90. E attenzione, novità delle novità ricezione chiamate durante la connessione internet questa cosa chiaramente dipendeva molto dai eh, gestori telefonici dell'epoca quindi sicuramente se parliamo di telecom italia lo supportava tranquillamente ok Qua abbiamo la parte retro della confezione, ok. Quindi insomma, bla bla bla. Oas Robotics eh, ci permette di navigare più facilmente più velocemente. Anche qua ci viene ricordato lo standard V92 che è ancora più potente, Beh, infatti, parla anche di, di servizi di, di service provider che davano all'epoca. Chiaramente, anche qua. Telecom era quello più costoso ma era anche quello che dava più servizi e, ecco. e poi c'è tutta la parte anche del... del software fax che comunque poi eh, magari in un'altra puntata andremo a vedere per la parte software e software di telecomunicazione con Windows che permetteva di trasmettere il fax e invio eh personalizzata eh, quindi insomma un'ottima un cosa andiamo ad aprirla dai come si dice banda le ciance andiamo ad aprire sto questa scatolina qua adesso vediamo un po di non voglio proprio rovinarla la scatola perché adesso qui abbiamo un po il taglierino da cantiere apriamo qua questo è. Uh. Intanto, abbiamo qua un HP che ci fa compagnia, che si sta aggiornando. Qua, diciamo che non, ci, non si smette mai di. Ecco qua. Allora, adesso andiamo a favore, a favore di camera, eh, perché è la, è la prima volta che l'apriamo. È arrivato oggi impacchettato, quindi. eccolo qua allora vediamo come si apre ok gli leviamo a testimonianza che la scatola è nuova gli leviamo tutta la pellicola via ecco qua la, confe <coughs> la confezione è bella pesante eh? è bella pesa so parecchia ma immagino che siano gli accessori ecco qua adesso non roviniamola troppo questa scatola perché già chi l'ha conservata tutto sto tempo eccolo qua ce la faremo eccolo poi magari ecco qua ecco questo lo mettiamo qua attenzione eccolo qua eccola eccolo, eccolo. Scatola perfettamente sigillata, uh, allora adesso ci, met mm. ci mettiamo a favore di luci qua, uh, andiamo a vedere in dettaglio. Allora ci abbiamo il famoso eccolo qua CD di installazione 56k che ha i driver che poi in un'altra puntata andremo a installare e il software fax che per curiosità andrò a installare anche lui manuale tutta una novità è eh? la prima volta che vedresti manuali nuovi è emozionante è abbiamo il manuale was robotics che non è italiana ovviamente e eccolo qua poi cosa abbiamo qua pubblicità Ecco qua, Waze Robotics che va a pubblicizzare, oh, madonna, va a pubblicizzare anche la, la carta PCMCI per i portatili che all'epoca non era un accessorio, modem interni anche 56K che recupereremo, nelle mie frusaglie dovrei avere anche un modem interno, non che sia, ci sia tanto da vedere ma era carino ed era anche il primo che si fulminava quando arrivava un temporale purtroppo e c'era il rischio anche che fulminava tutto il computer all'epoca. Eccola qua, qui c'è lo schema di internet, qua addirittura parla anche già di, di uh, connessioni DSL, quindi questo qua è il volantino relativamente nuovo l'hanno aggiunto dopo sicuramente sto volantino qua o primi sistemi DSL che comunque poi il west robotics analogico è stato venduto fino agli anni, anni 2000 inoltrata anche come soluzione è nata nel 90 ecco questo modem qua è nato nel 1996 parlo proprio come uscita ufficiale oh allora qui ci abbiamo cavo adesso vediamo se si vede bene non voglio lo, lo aprirò con calma cavo seriale adesso lo mettiamo a favore di camera assomiglia cavo seriale che è quello che assomiglia un po alla porta vga eccolo qua che è un femmina poi abbiamo il nostro cavetto eccolo qua cavetto telefonico analogico ok chiamato anche tecnicamente chiamata rj11 eccolo qua poi abbiamo uh, qui ci mettono eccolo questo qua è quello che di pubblicizzavano loro per le chiamate in entrata come funzionava questo qua questo qua permetteva con I vecchi adattatori telefonici, che adesso non ne ho uno davanti, permette di andare a collegare la presa rj 11 del, del modem qua dentro e andarla ad attaccare a un impianto esistente. Trovere, diciamo che in genere si trovava questo in versione femmina da attaccare al muro. E molto probabilmente nel muro cioè, dell'attacco femmina c'è già lo stesso oggetto con attaccato un telefono analogico quindi molto interessante anche lui oh, poi qui abbiamo una specie diciamo di splitter anche qua per collegare per chi non ha per chi non ha la presa a muro fatta con questo adattatore vecchio c'è la possibilità di collegare questo direttamente alla linea telefonica e splittarlo per collegare un telefono analogico all'interno quindi avere telefono e cavo internet boh, qua l'alimentatore ma non ci interessa molto andiamo a vedere lo ecco qua l'oggetto del desiderio ah, allora vediamo intanto frontale ci mettiamo a favore di luce eccolo qua questo è US Robotics, eccolo qua in tutto il suo splendore. Come vedete, qua abbiamo tutte le nostre belle spie, riconosciamo già così a occhio la spia del Power. E vediamolo un po' prima di svelare la parte retro, che è quella che ci interessa di più. Abbiamo, e... eccolo qua. Qui abbiamo la... direzione... Ah, qui abbiamo la leggenda delle spie eccole qua vediamo se mettiamo a favore di telecamera di luce eccolo qua abbiamo la spia che ci indica il ricevimento dei dati il send quindi il download e l'upload carina la diciamo che sono spie che un tempo ci facciamo più caso perché le, perché le connessioni erano più lente quindi le guardavamo dice ma sta scaricando la pagina piantata di internet si sì, sta scaricando perché c'era la lucina della ricezione che lampeggiava, il power chiaramente. E questo qua è l'auto-detect del carrier, cioè del, de, ci dice se il, è in collegamento con il service provider. Perché non era abbastanza rara la situazione della linea che casca, quindi magari noi non ci accorgevamo, anzi ci potevamo accorgere se la linea cascava. Non eravamo connessi al service provider da questa luce spenta. E adesso andiamo alla parte, eccola qua, questa, diciamo molto semplice, non dietro, perché chiaramente non è come i, modi, i router di adesso che abbiamo le porte LAN, siamo abituati a vedere router che hanno, che hanno le porte LAN, la, insomma è più elaborato. Qui abbiamo la porta seriale di quelle più grandi, eccola qua, dove ci va il suo cavo. Fantastico, non sapete quanti ne ho installati. Questo piccolo spoiler: abbiamo l'attacco telefonico e l'alimentazione, cari amici, e molto bello, molto, molto bello. Adesso lo andiamo anche ad accendere perché giustamente, appena arrivato, vogliamo vedere se si accende. Dal cervellone elettronico ai giorni nostri, passando dalle carte traforate ai floppy disk, dal sistema MS-DOS alla nuova frontiera digitale. Ogni settimana FTV Tech ti porterà alla scoperta del mondo dell'informatica con un linguaggio potabile. Insomma, per gli esperti e anche per i neofiti, ma appassionati di insalate di gigabyte abbinate a vini web e altro ancora. FTV Tech in onda ogni sabato su Friuli2TV digitando www.friuliplayTV.net. Eccoci qua. Allora, abbiamo cambiato una... la postazione. Eccola qua, Voice Robotics. Qua abbiamo un classico esempio di eh, telefono, in questo caso un cordless, che è anche molto non è al passo dei tempi perché è abbastanza recente eccolo qua workshop robotics adesso proviamo ad accenderlo così andiamo a scoprire se funziona eccolo qua lui ha il suo eh, power spia d'accensione creente poi con il suo software nel momento in cui si va eh, ad installare configurare tramite la porta che abbiamo visto prima, adesso qui abbiamo il cavetto telefonico. Provato a collegare il cavo telefonico analogico. Porta seriale. Nel momento in cui si va a collegare, abbiamo il famoso. La famosa spia del carrier eccola qua, andiamo a a fuoco la famosa spia del carrier che si accende quando nel momento in cui si va a fare va a fare la connessione remota poi lo, lo vedremo nella eh, parte software della, del, delle puntate di connessioni analogiche. bene detto tutto questo ci salutiamo ciao a tutti